Ora che siamo entrati nel pieno dell'arco narrativo di Wano Kuni e si prefigura davanti a noi una guerra totale tombale, in molti si chiedono come sia possibile battere Big Mom e Kaido alleati. Tra i tanti commenti che ho letto in questi giorni sotto ai miei video, in molti hanno evocato la figura di Barba Nera e di Shenzi Rosso. Vi dico la mia, o meglio, vi racconto la mia visione. Soprattutto per ciò che riguarda il ruolo di Shanks il Rosso nel finale di One Piece. Shanks è stato il primo mentore di Ruffy, colui che gli ha inculcato l'idea di diventare pirata. Ruffy vuole essere come Shanks. Shanks si è rivisto in Ruffy e ha rivisto in lui Gold Roger. E per questo motivo gli ha affidato il suo cappello. E quel cappello è il simbolo della promessa di Ruffy di diventare un bravo pirata. E come lo stesso Shanks ha tenuto a ribadirlo durante la guerra di Marineford, è Ruffy che deve andare a trovarlo e portargli il cappello, che Shanks poi magari non accetterà perché ora appartiene a Ruffy. Per me però Shanks deve essere l'ultimo ostacolo che Ruffy deve abbattere prima di lanciarsi nella corsa finale verso lo One Piece. Sarebbe bello se Shanks si trovasse sull'ultima isola ai confini della Rotta Maggiore, quella dove è possibile svelare il mistero dei Poneglyph. E là ci fosse questa sfida finale tra i due. Per puntare allo One Piece e per avere quel quid in più nello scontro finale totale tombale con Barba Nera, Ruffy deve scontrarsi con Shanks e dimostrargli, finalmente, di essere diventato un pirata più bravo di lui. Voi che cosa ne pensate?